Bella a tutti i lupacchiotti, bentornati sul mio canale, io sono Lupo. Oggi proviamo Swordman su gentile concessione di Sin Studio che ci ha concesso fiducia soprattutto e la chiave di gioco per giocare a Swordman per PSVR2. Il gioco era per PSVR1, è stato adattato a VR2 da pochissimo, al lancio lo avevamo e non lo possedevo ancora. Sin Studio è stata così gentile da fornirci il codice di gioco e possiamo provarlo. Per non perdere troppo tempo con l'introduzione, ho dato un'occhiata, ho un attimo guardato in giro come funziona il gameplay in modo da portarvi subito la ciccia. Il gioco funziona come un qualsiasi gioco di ruolo, come uno Skyrim. Qui abbiamo la resistenza e il tipo di armatura che indossiamo, tutti i parametri vitali che ovviamente sono a 1 perché abbiamo appena iniziato, qui i poteri speciali, le skills. Da questa ragazza possiamo acquistare dei poteri, quindi tra cui telecinesi, addirittura Taekwondo e altre stregonerie. Qui scegliamo le missioni a partire dall'era medievale, vichinga. Questi sembrano mongoli e samurai. Qui abbiamo il fabbro che ci sistema le armi e possiamo comprare e potenziare le nuove armi. E qui abbiamo il ragazzone che ci venderà le armature. Si aprirà la sua finestra Allora, dedicata, vedete? Adesso non abbiamo niente, siamo morti in canna come in tutti i giochi di questo tipo. Lasciamo lavorare il fabbro. Qui abbiamo il gattino, molto bello tra l'altro. Qui abbiamo una nuova feature che hanno inserito ultimamente, è il tiro con l'arco. Quindi qua possiamo allenarci col tiro con l'arco, ci sono i bersagli, ma è una cosa che faremo più avanti. Adesso io vorrei passare alla ciccia, quindi scegliendo. Qui ci sono le modalità, scusate, arena, sandbox, possiamo creare quello che vogliamo, quanti nemici vogliamo e co quanto ci pare piace. Modalità orda contro gli zombie. Anche questa mi sembra una cosa degli ultimi tempi, perché con il VR1 non mi pare proprio ci fosse. Ora facciamo play, scegliamo l'era vichinga, tanto per il primo livello, e partiamo. Andiamo subito nella ciccia, poi vediamo la modalità orda. Adesso qui bisogna aprire le braccia, non so, penso per la distanza, premere. Non abbiamo lo scudo. Oh. Oh. Quindi che vuoi? Oh. Dai. Stai fermo? Va bene, ti giro intorno io. Ti do una falciata sulle gambe. Rimane infilzato e io te ne do ancora, come immaginavo, come immaginavo. Bello tutto qui? Ah sì, tutto qui? Dai, quindi io faccio così, ti do una lamata dentro, te ne ficco due e ti taglio le palle. No, vabbè, ciao proprio. Ciao proprio. Io ti voglio tagliare quel braccio. Guarda un po'. Ti voglio tagliare proprio quel braccio. Sei pronto, amico? Ne resterà soltanto uno. Non mi serve questa. Non mi serve questa. Tutto qui? Allora ti diamo un bel cartone. Bello, bello. Oh. È bello, dai. Potrei passare un pochino di più, magari. Ok,
stato lungo, amico. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. Okay, I think I'm going crazy. Don't think I'll get on stage. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots. E questo era Swordman, ragazzi, il primo di una serie di video che andrò a portare sul canale. Ringrazio ancora di cuore Sin Studio per avermi dato la possibilità di collaborare con loro con questo magnifico titolo. I combattimenti all'arma bianca, avete visto un attimino quello che si può fare, ma c'è ancora tanto da scoprire, nuove feature che hanno aggiunto successivamente all'uscita su PSVR1 che andremo a scoprire, a spipolare mano a mano nei giorni a venire. Intanto vi ringrazio, vi invito a lasciare un like e iscrivervi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, Lupo del Tubo. PlayStation.